fotografie ed è nata perché, non so, oggi parlo di miei genitori, non so come viene questa cosa, però una cosa che, insomma, i miei genitori hanno sempre fatto un sacco di foto, quindi io a casa ho tutti questi album di fotografie che partono dagli anni 70, tipo il loro viaggio di nozze, eccetera, eccetera, poi me e mia sorella piccoli e fino ad oggi, visto che io non le faccio più le fotografie così, no, ma le faccio con l'iPhone, con la macchina fotografica e poi ce l'ho sul computer, in realtà trovo tantissimo fascino nel tenerle in mano queste fotografie. Poi la cosa bella di quelle che si facevano con la Polaroid è che negli anni si ingialliscono un po', prendono questi colori caldi e quindi, insomma, da questa mia passione per le fotografie è nata una canzone che si intitola Le fotografie e parla anche di come cambiano poi le fotografie nel corso dei periodi della nostra vita insieme alle persone importanti, eccetera, eccetera. Va bene, la suono. Scusate, questo pollice che soffro di pressione bassa, questa per citare i miei genitori l'ho preso da mia mamma questa cosa. E quindi cambiano i mesi con le paure, cambiano le fotografie sul muro, cambiano. Scusate, ho messo male il capotasto, prima o poi ce la faremo a farla. Facciamo, vi ho aspettato visto che non eravate pronti, quindi ho voluto darvi modo di ambientarvi un attimo. Cambiano i mesi con le paure, cambiano le fotografie sul muro, cambiano le persone importanti, cambiano le priorità con l'età e non so se so cambiare ancora. Dopo tutto io non so se posso addormentare le ansie, ma proverò a ritrovare la pelle, il corpo, gli occhi, il sesso e il cuore. Passano i giorni, passa la neve, passano tutte le bugie, i capelli, passa il futuro, le inibizioni, passano alcune cose che credevi di te e tu, a tratti in un limbo, a tratti nuovo, e tu, tra un letto e un divano, e non sai se sai cambiare ancora. Dopo tutto tu non sai se sai ricominciare la danza, ma sarai un guerriero fiero, intatto, e ritornerai a ridere.